Padre Salvatore Lilli continua il suo servizio liturgico in Terra Santa e contemporaneamente si dedica allo studio delle lingue. A metà strada quasi tra il Golgota e la tomba di Gesù, quindi la Basilica della Resurrezione e il Getsemani, troviamo ancora, camminando sui passi di Padre Salvatore, che lui è venuto qui a celebrare tante volte durante quei 2 anni circa, poco meno, che trascorsero tra la sua ordinazione sacerdotale avvenuta nella primavera del 1878 e la sua partenza per le missioni in Asia Minore, in Turchia, nel 1880. Non c'era il complesso che c'è attualmente, ma i frati erano già qui da oltre una ventina d'anni, avevano già costruito una residenza, ma non risiedevano qui. Quindi i giovani sacerdoti, soprattutto, venivano inviati a celebrare per il fratello o per i pellegrini, che raramente in quel tempo venivano qui, celebrare la messa. Una piccola curiosità, la chiesa della Flagellazione era stata ricostruita sui resti medievali in uno stile tipico delle facciate delle chiese abruzzesi, quadrate come Santa Maria di Collemaggio, così tante altre chiese, perché a ricostruirlo era stato un fratello non sacerdote, fra Serafino da Rocca Scalegna, un abruzzese, quale era un maestro muratore, aveva elementi di architettura e aveva ricostruito modestamente sui resti medievali la chiesetta della Flagellazione. Ecco, quindi ancora un luogo che certamente hanno educato spiritualmente Padre Salvatore ad affrontare la vita. Possiamo pensare, come abbiamo anche altrove, così immaginato il fervore di questo giovane frate, sacerdote da poco, nel celebrare messa sui luoghi della memoria di Gesù e in particolare della memoria della Passione. Qui siamo sulla Via Dolorosa. Attualmente c'è un complesso della Flagellazione con il museo, il convento, il santuario, la scuola biblica francescana, la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologie. A quel tempo era la situazione più modesta, ma certamente molto suggestiva. L'architetto che ha ristrutturato in epoca più recente, alla fine degli anni 30, o meglio all'inizio degli anni 30 del secolo passato, l'architetto Antonio Barluzzi, come già fra Serafino da Rocca Scalegna, hanno conservato sia parte del muro nord, dove si vedono chiaramente elementi medievali, sia del muro sud della chiesa della Flagellazione, dove si vedono altri elementi architettonici antichi. Ecco, il nostro pellegrinaggio sui passi di Fra Salvatore o di Padre Salvatore ha fatto sosta qui in uno dei luoghi suggestivi sulla Via Dolorosa, luoghi suggestivi della Passione di Gesù.